migratorie e delle soluzioni possibili per affrontarle. Una soluzione ipotizzata dall'amministrazione comunale di Ventimiglia, dal sindaco di Ventimiglia, che ringrazio, riguarda la individuazione di un'area a circa 3 km dal centro abitato perché possa essere realizzato un centro di transito. Stamattina abbiamo fatto congiuntamente a tutte le autorità un sopralluogo, erano con noi sia UNHCR che la Croce Rossa, il prefetto di Ventimiglia, di Imperia, il questore, il comandante provinciale Carabinieri, il comandante provinciale Guardia di Finanza, polizia di frontiera, un po' tutta la rete istituzionale, perché questo fenomeno dei flussi migratori in Ventimiglia è molto sentito. È una risposta e c'è una idea già progettuale in corso che a breve sarà portata all'attenzione del Ministero dell'Interno e del prefetto di Imperia, perché possa avere una sua logica e rapida conseguenza anche nell'esecuzione dei lavori, qualora la proposta ottenga tutti i pareri previsti in una cornice di stretta legalità. È una prima risposta rispetto ai flussi migratori che noi abbiamo auspicato da tempo e che oggi l'amministrazione comunale di Ventimiglia e il suo sindaco hanno fatto proprio, e quindi credo che a breve potremmo dare una ulteriore risposta riguardo all'esecuzione di questo centro di transito. Si parla di una realizzazione, quindi non è immediata? No, immediata, perché c'è la necessità di mettere a sistema quest'area, di individuare nell'area stessa tutti i servizi essenziali, perché anche un centro di transito necessita di servizi essenziali, quali l'illuminazione, quali i servizi idrico-fognari, quali la messa in sicurezza dell'area, quali la sicurezza e la vigilanza esterna, i moduli abitativi, tutti i servizi particolari, l'assistenza sociale, psicologica, sanitaria, cioè tutti i servizi essenziali perché quest'area di transito possa davvero ritenersi. La formula giuridica è davvero un centro di transito, cioè di immediatezza, per dare la possibilità alle forze di polizia di individuare le persone e di individuare per ciascuna di queste persone qual è la posizione giuridica che la persona stessa assume. C'è una tempistica, vi siete dati una entro data? 30 giorni l'esecuzione di questo progetto. Entro 30 giorni. Una proposta definitiva, sì. Cioè 30 giorni già operativo? No, 30 giorni perché possa essere approvato il progetto. E poi partire. Dopodiché, quindi ancora per l'inverno? Ma non molto tempo. Si auspica che i tempi siano i tempi strettamente necessari per la realizzazione di questo centro. Il problema grosso adesso in questo momento sono le famiglie. Ieri sono arrivate 6 famiglie nuove e c'era l'unico centro a disposizione. Devo dire la verità, qui non mancano anche delle risposte sociali da parte del Comune di Ventimiglia, delle associazioni di volontariato. Qui c'è una grande sensibilità su queste tematiche e anche una attenzione da parte della prefettura di Imperia e della questura di Imperia, delle forze di polizia, perché possono essere fornite anche risposte, come dire, alternative, perché possano, per esempio, di queste famiglie individuarsi le procedure concrete di tutela. Perché questo credo che sia importante, cioè se una famiglia arriva qui a Ventimiglia, c'è una richiesta di asilo, immediatamente scatta l'ipotesi di una accoglienza nel sistema di accoglienza nazionale. Va bene? Grazie.